Un bando da 250.000 euro per sostenere l'offerta formativa degli istituti tecnici superiori della regione. È il contributo che la Camera di Commercio delle Marche ha deciso di programmare per i quattro ITS delle Marche, tra cui figura anche l'Istituto Turismo Marche e Nuove Tecnologie di Fano, che presenteranno entro il 31 luglio progetti innovativi di orientamento al lavoro e alle professioni. 50.000 euro saranno inoltre destinati al recupero della dispersione scolastica, a sostegno quindi degli studenti in situazioni di fragilità, e altri 30.000 euro saranno programmati invece per sostenere percorsi di alternanza scuola-lavoro. Sono scuole di primo livello grazie a docenti di qualità e di grande esperienza, grazie ai laboratori che rappresentano l'anticamera delle aziende, grazie agli imprenditori che condividono con gli studenti le loro esperienze. Non dirò mai a nessuno che non è importante laurearsi, ci mancherebbe, ma evidenzio che il 35% dei posti di lavoro che si creano nei prossimi anni in Europa saranno destinati a qualifiche elevate. Significa che essere in possesso di un diploma di istruzione terziario o equivalente farà crescere notevolmente la possibilità di avere un lavoro. E gli ITS rappresentano un canale alternativo all'università. Sono particolarmente orgoglioso anche di annunciarvi che il nostro ente, in collaborazione con l'Unione Camere Nazionale, metterà delle risorse a disposizione di quei studenti e studentesse che hanno forzatamente abbandonato i corsi ITS perché loro stessi o i loro genitori purtroppo sono stati coinvolti da questa pandemia. Un rimborso per consentire loro di riprendere il percorso che stavano lasciando. Apprezzo molto in questa fase di difficoltà l'approccio che ad esempio ho col mondo imprenditoriale della nostra regione con gli istituti, diciamo così, che tendono come gli ITS a reinserire, a fare in modo di reinserire nel mondo di lavoro le persone in questo nostro territorio, in questa nostra regione. Quindi apprezzo il fatto che ci sia una responsabilità ben marcata di chi è protagonista di questi percorsi. Ci siamo incontrati anche nelle scorse ore con i vari direttori, eccetera, di questi istituti, che possono essere, anzi sono sicuramente un volano fondamentale per affrontare nel miglior modo possibile questa fase che avremo di fronte di grande crisi del lavoro.